Ragusa e Palazzolo si dividono la posta nello scontro diretto in chiave salvezza del girone I del campionato di Serie D. Un punto a testa che forse serve più ai padroni di casa che agli ospiti, apparsi formazione coriacea che ha avuto il merito di crederci fino all'ultimo. Per il Ragusa la colpa di non essere invece riuscita a chiuderla. La prima occasione pericolosa è per il Palazzolo al decimo caputo, è lanciato in area di rigore, Ferla esce di piede, allontana. Due minuti dopo è Crucitti su calcio di punizione ad impegnare Scordino, mentre dall'altra parte Aperi si fa tutto il campo e viene fermato solo con un fallo di Buscema che si prende l'ammonizione. L'equilibrio è rotto al diciannovesimo quando Crucitti lancia Buonarrigo che scatta sul filo del fuorigioco e con un secco diagonale raso terra la mette all'angolino basso alla destra del portiere. Il Palazzolo accusa il colpo e pian piano scompare dal primo tempo e per i padroni di casa c'è anche l'opportunità di raddoppiare quando al venticinquesimo una rimessa sbagliata della difesa del Palazzolo porta Crucitti nelle condizioni ottimali per battere a rete, ma la conclusione è da dimenticare. Ripresa che si apre con il pareggio degli ospiti, cross di Miraglia per la testa di Mazzeo, Caputa la mette alle spalle di Ferla per l'1-1. Poi il primo di due episodi dubbi nei quali recrimina il Ragusa e il ventesimo del secondo tempo. Crucitti in area di rigore viene messo giù, ma per l'arbitro si tratta di simulazione, mentre Cunzolo dall'altra parte si rende protagonista di un brutto fallo su Daniele Arena, l'arbitro estrae il rosso diretto. Al 44esimo altro episodio dubbio quando Impallari cade ancora una volta in area, ma l'arbitro fa proseguire. Alla fine finisce 1-1 tra le proteste dei padroni di casa. Abbiamo fatto la nostra partita, abbiamo fatto una grandissima prestazione, però a questo punto della stagione chiedere anche le grandi prestazioni alla squadra è un po' problematico. Insomma, abbiamo ripreso una partita che era complicata contro una squadra forte, che l'ha dimostrato durante tutto il campionato, anche se in questo momento era un po' in difficoltà, però ci pigliamo il punto e andiamo avanti.